Resterei cieco fino all'indomani. E faccio spesso finta di cascarci, ma poi mi libero dalle sue dita, mi alzo in piedi e prima di baciarci le sorrido e la cingo dalla vita! Yara!
messaggio. Tu per la loro figlia saresti un fiasco, vorrebbero non la rivedessi più. 10 messaggi a vuoto sul display, il cuore batte a mille in volo noto. Suo padre ha un caro amico, un italiano, il quale offre loro aiuto e protezione. So solo che è ricchissimo ed anziano e vive con la moglie a Pordenone. Io devo trovare un modo per riportare Yara a me vicina. Dove si trova questa Pordenone? Per prima cosa, prendi una cartina. Due giorni che non riesci a rintracciare. Nessuna delle amiche sa darti informazioni utili a trovare. Chissà se rivedrò Yara un'altra volta. Vorrei stringere a me solo un minuto. L'unica strada è quella di partire. Allah. Porto giù, giù, dove tutto tace e nulla di voi conta più. Mie sono le onde, e mia la strada fatta d'acqua e sale, e mia ogni realtà che si nasconde fra i flutti o ferma sopra il mio fondale. I vostri volti vedo la paura di chi si imbarca dentro a una follia. Venite a me in questa notte scura, le stelle ci faranno compagnia. Venite qui, lasciatevi abbracciare, venite qui e cominciate il vostro viaggio. Venite qui, io sono il vostro mare. Venite qui e vi darò un passaggio. Nadir! Ok, non preoccuparti, conosco un tizio, lascia che lo chiami, lui può sicuramente consigliarti. Andiamo al suo negozio per la pesca, si trova sulla spiaggia di Abuki. Prendiamo una boccata d'aria fresca e chiacchieriamo un poco con Jamil. Thank you.
siete in cerca di un bel viaggio. Carina questa Yara, c'hai buon gusto, qui tanti fanno. Se vuoi un passaggio, questo è certamente il posto giusto. Davina, sei proprio un uomo fortunato. Il gruppo era al completo già ad agosto, ma un sudanese ha appena cancellato. Resta vivo l'ultimo posto. Conosco Sami da 20 anni. Penso. Voglio farti risparmiare. Riduco la mia parte di compenso e questo è il prezzo che ti posso fare. Jamil, il prezzo è questo, lo capisco, ma è proprio fuori dalla mia portata. Aspetta, aspetta, forse c'è un'alternativa. Certo, io qui sono soltanto un dipendente. Dovresti andare lì, dal mio datore. Si fa chiamare in giro il pescatore. Davanti a 4 mura di lamiera c'è un uomo caldo, sui 60, ci fissa silenzioso, aria fiera, la nonchalance dei pezzi da 90. Fronte a una profonda cicatrice, si alza in piedi e si avvicina a letto, ci scruta dalla testa ai piedi. Sediamoci in ufficio, qui c'è vento. L'interno del capanno è una sorpresa. C'è un infrigo, una poltrona scura, gioielli in una busta della spesa, odori di tabacco e di paura. Ci dà le spalle, sprega un accendino e mentre tira con la sigaretta legge i messaggi sul telefono mio. Poi tutto un tratto sembra avere fretta. Abil, quindi che lavoro fai? Tu vuoi partire ma non puoi pagare. Se tu e il tuo amico non volete guai, devo capire che cosa mi puoi dare. Beh, ho studiato letteratura, traduzione. Nabil è uno tosto, lavora in fabbrica. Ma cosa dice al pescatore? Sta zitto, fa parlare che è più tosto. Pensi di interesse, professore? C'è un modo per partire e non pagare. Se dici no, per me la cosa è chiusa. Ti impegni per 3 mesi a lavorare nei campi di un mio amico a Siracusa? Metti la bracciata per davvero, ma al massimo sopporterai 3 ore. Ricordo un bianco arato, un seme nero, ma non potrai mai fare l'agricoltore. Però il pensiero di non riabbracciarla è molto più penoso di così. E l'offerta è questa, e non posso mancarla. Perciò chiudo gli occhi, respiro e dico sì. Tra pochi giorni ti mettete in mare, devi mangiare molto, non pagarti. Adesso ho delle cose da sbrigare. Jamil ti spiegherà tutti i dettagli. Il battito raddoppia, un cerchio nella testa, ho già paura. C'è un tremante, un altro che fa festa, la mente frena. Ma il cuore è già partito. Di assenza. Agli occhi lucidi, ma non le ho detto che parto per cercare Yara. Lei pensa che vado al Cairo con Lauretti. Oggi tutto sembra più lontano. Il tempo va a rallentatore, muto. Poi Sam mi accosta, tira il freno a mano e Abu Kir mi dà il suo benvenuto. Nabil, allora andiamo, saliamo sul camion frigo bianco. Ci portano a un villino abbandonato. C'è un uomo armato che apre lo stanzone. Mi siedo accanto a un tizio incappucciato. Attorno centinaia di persone. C'è puzza di pipì e di spazzatura. Chi prega, chi riposa, chi riflette, chi immagina tragedia e chi avventura, chi trema di sgomento e non lo ammette. I piedi sono freddi, il cuore caldo, il mio cervello piange, poi fa festa, un pezzo dice scappa, l'altro resta. Scappa, resta, scappa, resta, scappa, resta, scappa, resta, scappa, resta, scappa, resta,
mettere in mano al mare la mia vita. Sarebbe un grosso errore, questo penso. Non è questa la sola via d'uscita. Morire per due volte non ha senso. Devi far presto, uscire di qui e andartene lontano. L'incappucciato afferra la sua mano. Fratello, sempre fare una boiata, poi si fanno sul serio per il piacente, senza partire, non è più tornata. Che cosa ti passa per la mente? Un giorno alla miniera di diamanti mi videro sfogliare il mio corano, se non volevo bene, tutti quanti mi dissero di andarmene lontano. Con un mio caro amico sudanese viaggiamo di nascosto dentro un tir. Non fu una passeggiata, ma in un mese giungemmo al litorale di Abukir. Ma Giove il pescatore, quel bastardo, ebbero dei violenti dissapore. Lui dice che è scappato, ma è un bugiardo. Sono sicuro che lo ha fatto fuori. Il suo sguardo mi paralizza mentre in preda ad un furore del povero e codardo. Ha gli occhi grandi, un sorriso buono, la voce profondissima, un tuono. Si chiama Mingo e viene dall'Angola. E mentre rimugino sulla mia sorte, laggiù, dall'altro lato della stanza, si sente un mormorio sempre più forte. Si forma un capannello in lontananza. Vi ho detto che non parlo. Voglio andare, datemi indietro, tutti dove? L'altro mi punta al mignolo ed io continuo ancora a protestare senza sosta. Non riescono a placarmi e dopo un'ora arriva il pescatore e mi si apposta. Lasciatelo, ragazzi! Niente no. Lotte, siete no. Mi seguono i taci! Niente, no! Stai no! Bastardo. No! Che no! 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 Nel buio soffocante della notte, il tonfo di uno sparo ci azzittisce! L'occhio sinistro di Horus guarda il primo. E l'altra sua pupilla è spenta. La luce in acqua è solo una scintilla. La torcia di Jamil circuita lenta. È l'ora di salire sul barcone! In piedi, tutti quanti! Camminiamo! Adesso sta per il libro.
Solo l'immagine di quel sorriso mi ha aiutato a superare quegli affanni, le lacrime, la sabbia sul mio viso. Le settimane lunghe come anni. Senile mantella gialla un po' sbiadita, l'odore peculiare degli anziani, la faccia corrugata ed appassita, la voce debole come le mani. Uno dei nostri cacci era bonario, pensava solamente ai propri affari, l'altro era crudele e sanguinario, parlava solo a calci, sputi e spari. Dicevano salite e salivavano giù di una jeep stracolma, puzzolente. Dicevano scendete e noi scendevamo in mezzo a quel deserto incandescente. I soldi che mio figlio mi ha donato li ho nascosti tutti nel mio corpo. Giù, in quel posto, dove nessun uomo è entrato negli ultimi 30 anni su per giù. Se mira la mantella gialla un po' sbiadita, l'odore peculiare degli anziani, la faccia corrugata ed appassita, la voce debole come le mani. Non lascia mica il tempo.
mia nonna che mi compra una matita, il primo bacio in autobus con Rosy, mi vedo la faccia bella dei miei amici sul collo, c'è il freddo alla volata, il biondo va che stringe le narici, gli occhi sbarrati, una mascella alzata, con l'indice solletica il brilletto, poi mi stringe lento fra le spine, poi chiude gli occhi, ma c'è qualcosa che mi fa aprire! Lo porto a Rio. Gli diedero le cure necessarie.
poi lo miserò su un aeroplano. Mi mandano a Madrid! Di se promosso. Ma poi capite di aver gioito in vano, vedendo il drago verde, giallo e rosso. Ormai non amo la e con dei compagni nuovi nei dintorni trovo un'imbarcazione a buon mercato e si mise il mare in 20 giorni. Purtroppo quella fu l'ultima volta in cui potei abbracciarmi. Col vento la droga fu travolta e il mare ne lasciò solo ombra a me. Per me quel mare lì era maledetto, tra pesci sterminati con la bomba e mio fratello morto sul sole. L'Atlantico era tutta una gran bocca. E allora io ho attraversato i continenti. Io lo so che da lassù Osmano mi aiuta. Hanno rubato tutto, non ho niente, ma almeno la maglietta l'ho tenuta. La notte invade il cielo e gli affluenti. Stomaco conforta con stanchezza. Le stelle sono un branco di scintille, l'acqua ci culla senza una carezza. Il sole sorge subito e da muto, un time lapse muto dentro la testa. I giorni passano ma perso il conto di quanto è già trascorso e quanto resta. Come animali traduciamo in fretta il pasto giornaliero sul balcone, sardine oleose da una scatoletta, un sorso d'acqua sporca dal bidone. Gli occhi di Yara sono come due fari verdi, sempre accesi all'orizzonte. Mi guidano, sempre forte, coi loro raggi lunghi e tesi. Feriti da salsedi nel metallo, i corpi tremano senza rimedi. Balliamo tutti insieme questo ballo, non conta il passo, ma restare in piedi! Dice una parola e il biondo tira il cane con la mano. San Geremia, il profeta, sai, sostiene
Maledetto chi compie in modo fiacco l'opera del Signore e chi trattiene la sua spada dal sangue del diavolo. Lusamba leva un grido disperato. Andiamo su, vieni nella signora. Sotto il piumone verde e rovinato, lei si agita, ma il biondo ha troppa forza. Il grido di Lusamba, rassegnato, si leva acuto in cielo e poi si sforza! Ma sei scemo! Vuoi farti ammazzare? Chiudi la bocca e statene lontano, per favore! Io non posso restare fermo qui a non fare niente, mentre quello che ruba il corpo e il cuore! Davi, ascolta, devi calmarti. Adesso non è il momento di perdere il controllo. In 2 secondi quello può sparare. La fame offusca gli occhi di pensiero. E mentre dentro mormora veloce, chiacchiero con lo stomaco leggero che romba senza sosta ad alta voce. Mentre butta nel mare suo fratello, Lusamba fissa il vuoto a bocca aperta, neanche tonfa in acqua del fardello, la smuove stretta dentro alla coperta. Alif, con la maglietta sfavillante. Bashir, con gli occhi pieni di fervore. Lusamba, con la morte dentro al cuore. La guardo e non riesco a perdonarmi per non essere riuscito a far qualcosa. Che rabbia! È stato Mingo a intralciarmi con la sua prepotenza muscolosa. Io urlo addosso tutto il mio rancore. Non voglio più parlarti né averti accanto. Con una mano in tasca e una al timone, il biondo è lì, tranquillo, a fischiettare. Forse ripensa al sangue sul barcone e sceglie un'altra preda da sbranare. Mi guardo e penso al biondo, alla pistola. Ed in silenzio con me stesso parlo. Ma qui non è sovrana la parola. Io devo trovare un modo per fermarlo. Dentro le valigie, i muri sfatti delle case vecchie, le corse da bambini con gli amici, e poi c'è Yara, seduta in biblioteca, le dita il suo smalto color violetto,
sua bellezza gentile che mi accenna e quel sorriso timido e furbetto. E che serve la direzione a tutti? Io no. Ancora tu, che cosa vuoi che faccio? Ma se quell'altro ho buco il tuo comune. È stato già cassato la volta, adesso la il cuore velocissimo, su in coda, distinto balzo, lo butto a terra, prendo la pistola, gliela punto. Non so se risparmiare la tua vita o condannarti a morte certa. Sono parte, punto la sua faccia e sfino dalla bocca con vigore. Più aspetto più mi tremano le braccia. Stringo l'impugnatura. Poi un rumore. Spara, Naviglio, spara! Ammazza quel bastardo, che cosa aspetti? Siamo in quegli istanti eterni e maledetti. Il corpo è immobile e la mente viaggia. C'è la chi ha tutta le braccia. Urla, poi guarda la nave che bagna il viso. Sembra dirigersi verso di noi, ma vira e si allontana all'improvviso. In questo peschereccio sporco e gramo, dove anche la speranza è una funzione, le lacrime di gioia adesso sono lacrime sconsolate nella notte. Alif, corre a prendere il timone e ci allontaniamo verso un buio più scuro del carbone. Afferro la coperta e mi abbandono. Ho il fiato corto e le ginocchia rotte. Grandi uomini disperati.
stata lontano, lì, nel continente lì, ma nero di guerra, di urla, di morte, e non solo colore di corpo. Zampa lotta con le contrazioni. Adesso sono forti e regolari, riempie e svuota subito i polmoni con ampi movimenti muscolari. Potremmo fare il fuoco! Bruciamo una coperta, ci verrà! Ci noterà di certo qualche duro! I poliziotti sì che poi verrà! Ma siete impazziti! Volete dare fuoco al balcone? Ma passano soltanto pochi istanti e accendono un pezzetto di piumone. Prende il bimbo e poi mi tira su.
luccicante. E mentre ci sistema di pianura, mi dice in un inglese zoppicante di star tranquilli e non aver paura. Cielo è un volto ignoto dalla barella su questa vedetta. Il naso in alto, gli occhi dentro il vuoto. Ringrazio il sole e Yara che mi aspetta. Io sono il mare, eppure la speranza, e quindi spero che voi non mi perdiate in nessun modo, sia chi trionferà come un guerriero, sia chi non troverà nessun approdo. Io spero, perché sono la speranza e non mi fermerà. Fate e siete. Io sono solamente la distanza fra ciò che avete adesso e ciò che avrete. È solo il nostro inizio questo mare, è solo un passo questa traversata. Adesso non c'è tempo da sprecare, la nostra lotta è appena cominciata. Ci vuoi coraggio per guardare, gli occhi di chi non vuoi salvare. Da dovunque è già previsto.
la parola dei suoni delle emozioni. Ti è piaciuto lo spettacolo? Sì. Lo facciamo sentire ancora. Facciamo la prova a casa. Non è facile. Non è facile. Complimenti. Non è facile, ma devo anche complimentarvi con voi, perché siete stati bravissimi. Perché non era per niente facile. Ok, mi deve scappare. Scusatemi, devo scappare. Vai, lo sa, vai, vai, dai, un abbraccio. Rosario D'Angelo, figlio del noto Lino. Solamente che sto scherzando. Non era facile seguire lo spettacolo. Non era per niente facile. Quindi presento Rosario D'Angelo, l'abbiamo presentato. Gianluca Pugliese. Bravo! Ivan Moragine! Lorenzo Sarcinelli! Stefano Matucci, la regia, dove sta? Si è distaccato l'attimo. Ok, bene. Carlo, facciamo giusto un dibattito con tutti. Non coprirà, un poco poco più qua. Il regista, Stefano Matucci, dov'è? Stava alle musiche, quindi si è preso anche un attimo di... Avete visto la volontà anche della... Ci sono altre luci, possiamo accendere altre luci? Sì, ci sono in questo mondo. E non esistono esseri umani di serie A, serie B, serie C. È retorica quello che sto dicendo, ma è meglio ricordarlo, è meglio farla. E la cosa che io trovo interessante di questo testo, che ho trovato interessante di questo testo, per cui ho voluto metterlo in scena, è perché oltre a scappare da guerre, come abbiamo raccontato in questo viaggio, si scappa anche per ricongiungersi a persone che amiamo, e questo è un aspetto dell'immigrazione che viene sottovalutato, e forse invece è in qualche maniera forse quello più importante, perché tutti abbiamo diritto ad essere vicino alle persone che amiamo. Detto questo, io credo che forse avete domande da fare anche agli attori. Ragazzi, quindi adesso forse i ragazzi che stanno parlando hanno già preparato l'intervento, Maria. Allora, io inviterei qui i ragazzi dell'Istituto Polispecialistico San Paolo di Sorrento, che stanno partecipando al progetto Erasmus Plus, che si intitola Migration, Past, Present e Future. Sono stati a Londra in un meeting internazionale e hanno parlato di migrazioni, quindi io direi di sederci qui, e anche ho sulla zattera, ma credo forse che sia un po' complicato, poi lascio il microfono a loro e voglio ascoltarli come voi. Il progetto Erasmus, voglio solo spiegare brevemente che il progetto Erasmus è un progetto di partenariato, consente gratuitamente, grazie ai finanziamenti europei, di viaggiare, di portare i ragazzi nostri all'estero su temi specifici, e in questo caso il tema è la migrazione, perché è un problema cruciale di tutta l'Europa, e consente ai ragazzi degli altri paesi di venire da noi. Quindi la penisola sorrentina, grazie al lavoro delle nostre scuole, ospita e invia ragazzi gratuitamente all'estero. Quindi è un grande lavoro di accoglienza e di possibilità. Per questo che i nostri ragazzi sono andati a Londra per confrontarsi. Quindi io lascio la parola a loro e a tutte le domande che vorrete fare, dallo spunto che nasce dal loro intervento, perché ognuno di voi ha un giudizio, ma anche un pregiudizio, e tanti di noi, adulti e giovani, ancora viviamo di pregiudizi, e quindi è bene che stamattina escano fuori. Gli attori sono stati bravissimi a coinvolgerci proprio nella pancia. Noi abbiamo sentito il dolore di Nabil e di tutti quelli che erano sul barcone, anche
anche di quelli violenti, perché non si diventa in una condizione del genere. Quindi io lascio la parola a Giorgia e mi siedo per ascoltare. Fate tante domande. Voce! Frequento il terzo anno dell'Istituto San Paolo, indirizzo turistico. Allora, ho l'opportunità di stare a Londra con qualche miei compagni. Durante questo soggiorno a Londra siamo stati in una scuola, la scuola si chiamava Bow School. Abbiamo trascorso una settimana. Durante questa settimana ho potuto conoscere persone di origine erano del Bangladesh, del Pakistan, quindi origini diverse, con una storia alle spalle. E come potevo osservare, guardando quei volti, la simpatia, le diverse culture, comunque tra loro c'era un accordo, non c'era un problema. Quando queste persone arrivano qui, la prima cosa a cui si pensa è un problema. Adesso dovrebbero andare a lavorare, hanno occupato la maggior parte del nostro territorio. Ecco, questi sono problemi. Perché problemi? Che significa la parola problema con questa situazione? Io sono una ragazza e ho capito questa cosa, cioè sono arrivata a questo pensiero, nonostante la mia età, anche con poche basi ho trovato, non è che sono riuscita a mandarmi messaggi, a uno scambio di cultura. Quindi quando arrivano qua, ma non parlano la stessa lingua, ma è meglio che fa un lavoro di pochi soldi, sfruttarli. Perché? Questo vorrei sapere. Ancora qualcuno di voi a questi pregiudizi li può dire, perché ci sono moltissime persone che hanno il proprio pensiero, ognuno è libero di scegliere, di fare le proprie scelte. Io ho detto la mia, adesso vorrei sentire qualcuno di voi, vorrei sentire se anche voi avete qualche problema con loro, perché pensate che queste persone non sono del tutto liberi di esprimersi. Vediamo se c'è qualche domanda. Siamo i grau? Sì, no. Diciamo che non ho finito. Siccome Nabil ha fatto un viaggio, io sto facendo un viaggio con lui, ovviamente. Io credo che il mio viaggio non sia finito, nel senso sono ancora a uno stato molto iniziale della scoperta di quello che lui ha potuto passare in questa traversata o che in generale ci possa passare in questa traversata. Posso dire, tra l'altro, purtroppo, che io ho avuto anche poco modo, quindi
sono molto in rodaggio in questa cosa e comunque al di là di tutto lo sarei sullo studio del personaggio, quindi molto semplicemente ho provato a capire quali sono le dinamiche razionali ed emotive che portano un ragazzo del genere a salire su una barca, qual è la spinta, quindi il motore, e fondamentalmente ho provato a relazionarmi a tutto quello che accade durante questo viaggio. E la verità è che a volte basta semplicemente attenersi al testo, perché il testo ti dice quello che deve accadere e ti guida all'interno di questo viaggio. Le dinamiche sono fondamentalmente poi quelle di un ragazzo, alla fine è una cosa anche sul discorso che stiamo facendo dell'empatia e dell'accettazione e dell'amore per la diversità, qualunque essa sia. Stefano, volevo chiederti una cosa, nel frattempo ho preparato un'altra domanda. Il nostro regista è un regista famoso anche al cinema, ha avuto molto successo col tuo film Caina, in cui già trattava il tema dell'immigrazione. Questo materiale di questo poemetto, di questo lavoro, era estremamente interessante, c'era tante storie. Sembrava quasi anche un soggetto adatto per film, no? Ci sono tante storie. Come hai pensato di realizzarlo in questo modo, in qualche misura stravolgendolo, perché non hai fatto recitare le persone in costume, non hai fatto recitare gli stessi attori, diversi personaggi, quindi in un modo completamente diverso da quello di un film, dove invece si tende a cercare la realtà, giusto? Allora, intanto perché sono due linguaggi diversissimi, cinema e teatro sono due mondi diversi proprio nel linguaggio, nel raccontare. Io intanto questa pedana è un declivio e vi posso assicurare che non è facile lavorarci su, perché insomma mette i ragazzi in grande difficoltà e squilibrio, e quindi l'idea era quello di dargli fastidio, cioè fare in modo che si sentissero a disagio, come sono a disagio sui barconi, sulle onde, ballando sulle onde, appunto, gli immigrati. Senza costumi, ma in realtà hanno delle tute, e quindi li ho vestiti come sono realmente. Non ho cercato di costruire qualcosa che fosse fuori dalla realtà. Ed è, diciamo, un elemento, invece io trovo estremamente realistico, forse il costume, l'unica cosa nella messiscena, non nel tema, ma nella messiscena di realistico, perché poi appunto non ci sono scene, è tutto giocato sulle luci e appunto sui movimenti degli attori. E un film è diverso, un film devi creare un mondo, perché Caina era un mondo assolutamente visionario, una realtà distopica, per cui è chiaro che il discorso è tutto un altro, è completamente diverso. Questo voglio soltanto fare dei grandi complimenti agli attori, al regista, perché mi hanno suscitato delle grandi emozioni e dei grandi ricordi. Il teatro fatto di corpo, la corale, la musica, il teatro vuoto ma pieno dentro, mi ha fatto ricordare il grande Nicola Zaccariello, che voglio in questa sede ricordare. E volevo chiedere il mare, perché è scalzo. Il mare? È scalzo, senza scarpe. Ma guardi, semplicemente perché mi fa sentire mare, mi fa sentire a mio agio e quindi mi aiuta, ecco, mi aiuta. Poi ci sono dei piccoli dettagli che aiutano a diventare, a trasformarti, ad entrare, quindi mi è servito. Sembra una sciocchezza, però mi è servito.